Buongiorno. No, più che non vi allarmate più che altro, qualche minuto ce l'abbiamo ancora. Serve il fatto che cominci anche un po' a parlare per permettere ai nostri amici che oggi ci faranno, come dire, triplicare il nostro luogo di incontro, anche per una piccola regolazione sia della voce sia anche delle inquadrature. Perché avete già notato, entrando qui nella nostra curia, che abbiamo dovuto sfruttare gli spazi che abbiamo il più possibile, organizzandoci secondo le disposizioni governative che abbiamo in questo tempo di fase Covid, appunto per fare in modo che tutti potessero partecipare, anche se non fisicamente nella stessa stanza, perché è diventato quasi ormai uno slogan quello di essere distanti e vicini allo stesso tempo, distanti fisicamente, non socialmente. Personalmente detesto quell'espressione di distanziamento sociale, perché invece distanziamento è solo fisico, è solo spaziale, non è sociale. Socialmente siamo chiamati ancora di più a essere connessi e coesi, perché soltanto insieme una società cresce, soltanto insieme una chiesa è tale. Sapete meglio di me, ecclesia è la comunità, l'assemblea dei convocati. Si è assemblea, non si è chiesa da soli, insomma, quindi sarebbe un paradosso proprio essenziale. Quindi spero che intanto, come dire, i nostri amici hanno fatto anche un po' di rodaggio e settaggio delle impostazioni, avevamo già preparato tutto, ma naturalmente il bello della diretta è quello che poi ogni volta sconvolge i piani. Cominciamo piano piano anche sì a prendere posto, non soltanto qui nella nostra sala dove sono presenti i presbiteri religiosi, laici e laiche della zona pastorale di Lanciano 1 e 2, ma nella sala all'ingresso, la sala verde, questa è la saletta rossa per il colore delle sedie, la sala verde c'è la zona pastorale di Tollo, la sala è più piccola ma anche quella, come dire, è funzionale per ciò che è necessario, e la sala al terzo piano in cui vi sono le zone pastorali di Castelfrentano e di Ortona. Resteremo in queste sale anche per la seconda parte di questa mattinata, non solo quindi anche per domani, ma in particolare per la seconda parte di questa mattinata in cui ci troviamo come zone pastorali per proseguire il lavoro in gruppo, insieme. Non avete carte tra le mani, anche lì, come non ci sono i foglietti nelle chiese in questo periodo, né depliant e cose varie che di solito mettiamo all'ingresso a uso dei fedeli o anche di chi passa semplicemente un momento, appunto perché per evitare che anche un foglio di carta possa essere strumento di contatto e possa essere un momento, un'occasione di rischio. Abbiamo fatto in modo che anche i programmi o la preghiera di questa mattina che inizieremo sia fatta il più possibile, diciamo così, senza utilizzare altri ausili. Per la preghiera è più facile, per il programma non, magari può sembrare all'improvviso più complesso, ma trovate esposto all'ingresso di ognuna di queste nostre sale, oltre al foglio colorato di rosso in cui c'è il gruppo di riferimento, Lanciano 1 e Lanciano 2 in questo piano, Tollo al piano inferiore e al piano superiore Castelfrentano e Ortona, c'è anche il programma di questi due giorni, che il convegno è stato intitolato Un tempo nuovo, e poi avremo modo di capire anche perché, insomma, almeno ci auguriamo di questo. Iniziamo adesso con la preghiera, e lo facciamo ognuno qui nella propria sala, ma tutti insieme come un'unica comunità. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Preghiamo il Salmo 147, ripetiamo ogni volta questo ritornello. Glorifica il Signore, Gerusalemme, loda Sion, il tuo Dio. Glorifica il Signore, Gerusalemme, loda Sion, il tuo Dio. Glorifica il Signore, Gerusalemme, loda Sion il tuo Dio, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. Glorifica il Signore, Gerusalemme, loda Sion il tuo Dio. Egli ha messo pace nei tuoi confini e ti sazia con fior di frumento. Manda sulla terra la sua parola, il suo messaggio corre veloce. Glorifica il Signore, Gerusalemme, loda Sion, il tuo Dio. Fa scendere la neve come lana, come polvere sparge la brina. Getta come briciole la grandine,
di fronte al suo gelo, chi resiste? Glorifica, il Signore Gerusalemme, loda Sion, il tuo Dio. Manda una sua parola, ed ecco si scioglie, fa soffiare il vento e scorrono le acque. Annunzia a Giacobbe la sua parola, le sue leggi e i suoi decreti a Israele. Glorifica il Signore Gerusalemme, loda Sion, il tuo Dio. Così non ha fatto con nessun altro popolo, non ha manifestato ad altri i suoi precetti. Glorifica il Signore Gerusalemme, loda Sion, il tuo Dio. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Glorifica il Signore Gerusalemme, loda Sion, il tuo Dio. In quel tempo i farisei e i loro scribi dissero a Gesù: «I discepoli di Giovanni digiunano spesso e fanno preghiere, così pure i discepoli dei farisei. I tuoi, invece, mangiano e bevono». Gesù rispose loro: «Potete forse far digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto. Allora in quei giorni digiuneranno». Diceva loro anche una parabola: «Nessuno strappa un pezzo da un vestito nuovo per metterlo su un vestito vecchio, altrimenti il nuovo lo strappa e al vecchio non si adatta il pezzo preso dal nuovo. E nessuno versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino nuovo spaccherà gli otri, si spanderà e gli otri andranno perduti. Il vino nuovo bisogna versarlo in otri nuovi. Nessuno poi che beve il vino vecchio desidera il nuovo, perché dice: il vecchio è gradevole». Facciamo solo un momento di silenzio, perché poi il commento anche a questo brano lo farò introducendo i lavori della mattinata. Fratelli e sorelle, preghiamo insieme il Signore, chiedendo perdono per la nostra indifferenza e il nostro egoismo di fronte alla sofferenza della creazione e al grido delle creature. Ripetiamo insieme: perdonaci, Signore. Perdonaci, o Signore. O Signore, ti chiediamo perdono perché non sappiamo più distinguere il giorno dalla notte, la luce dalle tenebre, il cielo dalla terra. Perdonaci, o Signore. O Signore, ti chiediamo perdono perché non abbiamo rispetto per i frutti e i fiori e le erbe che ci danno la vita e la gioia del cuore, perché vogliamo impossessarci dell'acqua e sprecarla, perché ci sono popoli che muoiono di sete. Perdonaci, o Signore. O Signore, ti chiediamo perdono, perché a causa della nostra ingordigia e della nostra avidità abbiamo alterato il clima dell'intera nostra madre terra. Noi non abbiamo consapevolezza delle nostre responsabilità e viviamo come se non fossimo noi stessi la causa del degrado che ci circonda. Perdonaci, o Signore. O Signore, ti chiediamo perdono perché tutto ciò che hai creato è una cosa buona, ma noi la trattiamo come fossero oggetti di consumo per il nostro piacere. Abbiamo perso il senso di essere parte di un mondo ricco e meraviglioso. Perdonaci, Signore.
O Signore, ti chiediamo perdono, perché non viviamo come se fossimo stati creati a tua immagine e somiglianza. Non viviamo per onorare il tuo nome, ma ci accontentiamo di sopravvivere, sfruttando e maltrattando i tuoi doni. Perdonaci, o Signore. Padre nostro. Signore, noi non sappiamo come pregare. Manda il tuo Santo Spirito in aiuto alla nostra debolezza. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. O Signore, tu ci accetti come siamo. Ci ami perché ci conosci per chi siamo veramente. Ci liberi e ci doni ancora la vita e la gioia di viverla. E ci dai la possibilità di godere con cuore allegro in mezzo ad essa e di partecipare al banchetto del regno che viene. Donaci il tuo perdono, guida il nostro cammino e rendici costruttori di giustizia e di pace. Per Cristo nostro Signore. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Brevemente due parole di introduzione per proseguire questa giornata. La preghiera di oggi e di domani, come tradizione ormai da diversi anni nella nostra Chiesa diocesana e da 15 anni nella Chiesa italiana, è fatta nel contesto della preghiera per la custodia del creato. La prima domenica di settembre, data ecumenica scelta 15 anni fa per poter avere anche un momento di incontro tra cristiani di diverse confessioni, è diventato un motivo per iniziare il nostro cammino come avendo a cuore il nostro ruolo di custodi della creazione, di cui siamo parte, siamo noi stessi creature, ma di cui siamo in qualche modo responsabili, tanto da poter essere l'unica specie sulla terra capace di distruggere la terra stessa e non tanto di coltivarla e custodirla. Quindi oggi e domani la preghiera sarà fatta in questa maniera. Avviso pure come vi sarà un momento diocesano che concluderà questo mese del creato, dal 1 settembre al 4 ottobre. Lo faremo quest'anno ospite della parrocchia della cattedrale di Lanciano e alle ore 10, nella celebrazione diciamo delle 10. Insomma, quindi sarà un momento in cui animeremo la liturgia eucaristica con alcune attenzioni tratte proprio dal sussidio che la CEI anche quest'anno ha preparato, dal titolo Vivere la terra con sobrietà, con giustizia e con misericordia, se non sbaglio, però adesso momento di lapsus, va bene. E il resto della giornata proseguirà con l'ascolto dell'introduzione della relazione del nostro arcivescovo e poi avremo un tempo piuttosto prolungato di lavoro di gruppo. Vi spiegherò poi come ci muoveremo subito dopo. Diamo quindi la parola e ci mettiamo in ascolto del nostro vescovo Don Emidio. Buongiorno, vi ho cercato di accogliere uno per uno stando fuori alla porta, come ho sempre fatto ogni anno, ma quest'anno ancora di più, perché poi sapevo che non ci saremmo nemmeno potuti guardare contemporaneamente tutti in faccia, proprio perché a causa delle norme di sicurezza abbiamo dovuto distribuire la presenza di voi che partecipate questo momento di assemblea diocesana su tutti e tre i piani della nostra curia. Intanto vi ringrazio per la vostra partecipazione, per la partecipazione di voi laici, per la partecipazione dei seminaristi, dei diaconi, dei religiosi, delle religiose e ovviamente per la partecipazione dei sacerdoti. E cerco di introdurre questa mattinata che, come già Don Carmine ha accennato, è una mattinata in cui vorremmo che prevalentemente lavoraste voi, proprio perché sia un'assemblea diocesana.
e quindi la mia sarà solamente una breve introduzione. Qualche materiale dovreste averlo già ricevuto o altrimenti lo potrete avere prossimamente per approfondire e per cercare di entrare dentro al cammino che la Chiesa universale italiana ci sta chiedendo di fare in questo periodo, cercando di pensare come impostare questa assemblea. Come spesso capita, le idee sono state sempre molteplici, però poi abbiamo pensato che il titolo migliore che potesse riassumere quello che stiamo vivendo, in particolare quest'anno, fosse proprio un tempo nuovo. Ogni tempo è nuovo perché la novità è Gesù e quindi, siccome in ogni tempo Gesù c'è, ogni tempo sperimenta la novità di Gesù e ognuno di noi, le nostre comunità, la nostra Chiesa la sperimenta nella misura in cui viviamo proprio la sua presenza, la vicinanza di Gesù, il nuovo per eccellenza. Ma questo tempo, un po' per tutto il mondo, un po' per l'Italia, un po' e soprattutto per noi, è davvero un tempo nuovo. In questo anno in cui siamo stati, per così dire, assaliti dalla pandemia, nella nostra chiesa locale ci sono state anche delle novità. Una, plasticamente, la vedete rappresentata proprio dalla nostra presenza qui sopra. Qui c'è la nuova curia nella sua totalità, c'è Don Angelo, vicario generale, c'è Don Carmine, vicario per la pastorale, c'è Don Domenico, vicario per l'economia e c'è Alessio, il cancelliere della nostra diocesi. Quindi in un qualche modo davvero la nostra Chiesa vive un tempo nuovo e come sempre la parola di Dio ci aiuta a leggere questo tempo nuovo. La parola di Dio che il Signore ha imbandito per noi oggi. Il Vangelo che abbiamo ascoltato, infatti, è proprio il Vangelo di questa mattina, il Vangelo di questa giornata. E la novità, che non è una novità, ma è sempre bene ribadirla, che il Signore Gesù ha rimesso davanti ai nostri occhi, è prima di tutto la sua identità. Chi è Lui per noi? In questo tempo nuovo che l'umanità, la Chiesa, la nostra diocesi è chiamata a vivere, noi siamo chiamati a riconoscere, prima di ogni altra cosa, l'identità di Gesù. E Gesù oggi si è presentato davanti a noi come lo sposo. L'identità del Cristo che fa nuove tutte le cose, l'identità del Cristo che porta il tempo nuovo che siamo chiamati a vivere e di cui dobbiamo essere protagonisti attivi, è una identità sponsale. L'identità, quindi, che il Signore chiede a me e a voi è questa qui: prendere coscienza che Lui è lo sposo e che noi siamo la sposa. La seconda cosa che il Signore ci chiede di contemplare e di conservare nel nostro cuore come un tesoro, di custodire come una perla preziosa, è che la sua identità di sposo non può essere una semplice toppa nuova messa in un abito vecchio. Perché se tu metti una toppa nuova su un abito vecchio, ci ha ricordato il Vangelo, l'abito vecchio si lacera e eventualmente il buco che c'era diventa semplicemente più grande e il vestito diventa inservibile, diventa inutile. Quindi la novità che il Signore ci chiede non è una novità di facciata, non è una novità superficiale, non è una novità cultuale, non è una
novità di poco conto, è una novità assoluta, è una novità che chiede un cambiamento, che chiede un cambiamento della testa e che chiede un cambiamento del cuore. Senza questo cambiamento la novità non arriverà. Senza questo cambiamento, come abbiamo detto ieri sera nella novena in preparazione alla Madonna del Ponte, avremo il tesoro ma non ce ne renderemmo conto. Gesù alla Samaritana dice: se tu conoscessi il dono di Dio. A me, a voi stamattina il Signore ci chiede nuovamente se voi conosceste il dono di Dio. Il dono di Dio è la sua identità di sposo, il dono di Dio è la nostra identità di sposa. Ecco allora che questo vino nuovo, simbolo delle nozze di Cana, simbolo del rinnovamento che Gesù è venuto a portare, deve trovare posto, deve trovare spazio in otri nuovi, altrimenti gli otri si spaccano e il vino va perduto. Non possiamo permettercelo per noi, non possiamo permettercelo per gli altri. Noi dobbiamo diventare otri nuovi per custodire il vino nuovo e per poterlo distribuire nel momento migliore. Questo tempo, quindi, pur essendo un tempo complesso, un tempo difficile, un tempo che ci ha messo alla prova e continua a metterci alla prova, un tempo che ci condiziona nel nostro essere, nel nostro agire, fin nelle cose che davamo più per scontate, quelle che ripetevamo con semplicità, senza nemmeno pensarci, è anche una grande opportunità, è anche una grande occasione per fare un salto di qualità che il Signore ci richiede. Durante questo tempo non c'è stata soltanto la novità delle persone nuove presenti in curia, c'è stata anche la pubblicazione di uno statuto che ci accompagnerà per 3 anni e di cui domani mattina Alessio vi dirà alcune cose. Anche questa è una novità fondamentale nella nostra storia diocesana, ma penso anche nella storia della Chiesa italiana. Sono pochissime, quasi zero, le diocesi che si sono dotate di uno statuto per poter camminare in un certo modo. In questo statuto, come valori fondamentali, abbiamo previsto la sinodalità, della quale ci stiamo occupando da vari anni e che da vari anni ci sta accompagnando nella nostra riflessione e nella nostra vita personale, familiare, parrocchiale, diocesana. A fianco alla sinodalità abbiamo associato l'ecologia integrale, che non è un modo per essere alla moda, che non è una cosa che ci siamo inventati fondandola sul nulla. Don Carmine accennava alla giornata del creato che ormai da anni la Chiesa italiana ha istituzionalizzato, e noi quest'anno viviamo il 5° anno dalla pubblicazione dell'unica enciclica che Papa Francesco ha scritto, la Laudato Si, e viviamo l'anno intero che da maggio di quest'anno a maggio del prossimo anno il Papa ha dedicato proprio alla Laudato Si, al suo approfondimento, alla sua conoscenza nel miglior modo possibile. E approfondire, entrare dentro questa logica che il nostro statuto ha fatto propria, ci permette di stare al passo con la Chiesa, di camminare insieme con la Chiesa e di sperimentare con essa questo tempo che stiamo vivendo. Ricorderemo tutti, infatti, la sera del 27 marzo, quando
in una giornata di pioggia, Papa Francesco attraversa da solo Piazza San Pietro, si ferma davanti al crocifisso, davanti all'icona della Madonna e poi guida un momento di preghiera in cui invita la Chiesa e il mondo a riflettere sul brano della tempesta sedata, con la sua presenza, la presenza di Gesù sulla barca. È un'immagine che abbiamo scolpita tutti nel cuore, non solo i credenti, ma anche i non credenti. È stato qualcosa che ha toccato il cuore di tutte quante le persone e ha invitato tutte le persone a far tesoro di questo tempo che stiamo vivendo. Il rispetto dell'ambiente, il rimettere ogni cosa al suo posto, il ridare a tutto la sua importanza è stato evidente quella sera, ma è evidente in tutto questo tempo di pandemia che stiamo attraversando. Ha prodotto anche un documento tutta questa attenzione alla ecologia integrale, in cammino per la cura della casa comune, un documento che esprime appunto ulteriormente la novità che stiamo vivendo, di cui tutti quanti dovremmo conoscere il contenuto e di cui dovremmo servirci, perché in questo documento ci sono anche dei suggerimenti concreti, pratici, per un rinnovamento delle varie pastorali e della pastorale nel suo insieme. Anche su questo Don Carmine ci dirà una parola. E durante questo tempo non solo la nostra diocesi ha vissuto questo rinnovamento, non solo è iniziato questo anno dedicato alla Laudato Si e quindi all'ecologia integrale, non solo è stato pubblicato questo documento in cammino per la cura della casa comune, ma la Congregazione per il Clero ha pubblicato anch'essa un ulteriore documento, la conversione pastorale della comunità al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa. È stato pubblicato nel mese di luglio, quindi in piene vacanze, in piena estate, può essere anche che a qualcuno sia sfuggita la pubblicazione di questo documento. Ci invita questo documento a riconsiderare in modo nuovo alcune realtà fondamentali, l'importanza e la centralità della parrocchia su cui la Chiesa continua a scommettere, ma anche l'importanza e la centralità delle persone che compongono la comunità parrocchiale, del parroco, del sacerdote, ma anche dei religiosi, delle religiose, dei diaconi permanenti e anche dei laici e delle famiglie. Nella parrocchia ogni persona trova posto e ogni persona, stando al suo posto, deve dare la sua collaborazione perché la comunità parrocchiale possa crescere, perché il vestito della sposa possa essere sempre più bello, come ci ricorda il libro dell'Apocalisse. Certo, gli studiosi che hanno commentato la pubblicazione di questo documento non hanno nascosto una grande apertura iniziale che tiene conto anche delle peculiarità, dell'originalità del ministero petrino di Papa Francesco e come una restrizione quando si comincia a parlare degli aspetti più giuridici, degli aspetti più attenti alle forme nella sua seconda parte. Comunque è un documento che ci ricorda l'importanza dell'evangelizzazione, che ci ricorda l'importanza del battesimo come fondamento dell'evangelizzazione, perché
tutti siamo chiamati ad essere tali. Ce lo ricorda ancora una volta quel brano della Samaritana che ieri abbiamo commentato nella novena, come questa donna, quando questa donna, incontrando Gesù e riconoscendolo come il Figlio di Dio, che gli ha detto «Io sono», immediatamente parte per annunciare al suo villaggio l'incontro salvifico che aveva realizzato, e porta tutti a Gesù, non a se stessa. Quindi l'evangelizzazione legata al nostro essere figli di Dio, al nostro battesimo, prima ancora e più ancora che poi alla nostra vocazione specifica. Naturalmente la nostra vocazione specifica colorerà in modo originale il nostro modo di essere evangelizzatori, per cui il mio di essere evangelizzatore in quanto sacerdote e vescovo sarà in un modo, quello dei sacerdoti in un altro, quello dei diaconi in un altro e così via, fino ad arrivare a quello della famiglia e dei laici in un altro ancora. Quindi questo documento mette in evidenza appunto che nella parrocchia ognuno trova il suo posto e che, stando al suo posto, ognuno deve fare la sua parte, che è necessaria e non rivendibile. No, dateci del vostro olio perché le nostre lampade si spengono, andatevene a comprare. Ognuno deve mettere il suo olio. Io non posso respirare per voi, voi non potete respirare per me. Io non posso mangiare per voi, voi non potete mangiare per me. Io non posso evangelizzare per voi, voi non potete evangelizzare per me. Quindi questo impegno grande. E il documento ci richiama anche a un'altra novità che man mano, pur nella continuità, sta prendendo piede, e cioè il fatto che la parrocchia, oltre ad essere un'entità territoriale, come finora siamo stati abituati a considerare, se abiti in questo territorio fai parte di questa parrocchia, se abiti in un altro territorio fai parte di un'altra parrocchia, un po' come abbiamo fatto noi stamattina per dividervi, no? Se fai parte di questa zona pastorale vieni qui, se fai parte di quest'altra zona pastorale vai di là. Ma anche, dice il documento, che bisogna cominciare a parlare di parrocchia esistenziale, cioè di un luogo quindi non legato semplicemente al territorio, ma legato al cuore, legato alla vita, perché i confini territoriali oggi sono molto più labili di ieri. Quindi questa novità viene inserita anche in un documento ufficiale di una congregazione come una realtà con la quale fare i conti. E poi anche l'importanza, a seconda di dove ci si trova, dei decanati, delle zone pastorali, delle unità pastorali. Un'altra realtà con la quale la nostra diocesi ha iniziato a confrontarsi da tempo, sulla quale abbiamo riflettuto anche insieme negli anni passati e verso la quale vogliamo continuare ad andare, percorrendo questa strada che per noi è irreversibile, non tanto e non semplicemente legata alla carenza dei sacerdoti anche, ma soprattutto per una scelta di campo, per una scelta preferenziale. Quindi questo è il tempo che noi siamo chiamati a vivere, e in questo tempo noi dobbiamo rivedere non solo l'identità di Dio che si presenta, di Cristo che si presenta a noi come lo sposo, ma anche la nostra identità. La nostra identità di figli di Dio, la nostra identità di discepoli di Cristo, la nostra identità di persone che fanno parte attivamente della Chiesa. Questo significa che dobbiamo riconsiderare la nostra appartenenza. Nella novena che sto predicando per la Madonna del Ponte
il filo che conduce le varie serate è proprio quello della memoria. Perdere la memoria, avere, come dice Papa Francesco, un Alzheimer spirituale, ci impedisce di riconoscere chi siamo e di riconoscere chi è Dio. E questa è una realtà di cui dobbiamo occuparci, perché in questo tempo è uscita un'ulteriore indagine del sociologo Garelli, edita dal Mulino, in cui i cui risultati debbono interrogarci, perché emerge che tante cose che fino a ieri erano scontate non lo sono poi tanto nel tempo attuale. Esce un'identità di Dio piuttosto sfumata, non esce la Trinità, non esce il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, non esce la vita eterna, il Paradiso, escono delle cose abbastanza confuse. C'è un articolo, credo che dovrebbe esservi giunto in un qualche modo almeno ai parroci, del Vescovo di Novara, Franco Giulio Brambilla, in cui lui dice proprio che da questa indagine esce che siamo gente di poca fede e di incerta religione. Però questo tempo ci ha permesso anche di capire che forse non possiamo fare a meno di Cristo, forse non possiamo fare a meno della Chiesa. Il fatto che questo tempo ci ha rinchiuso a lungo nelle nostre case ci ha fatto capire anche l'importanza dei luoghi in cui radunarci e ci ha fatto capire anche l'importanza dei corpi. No, non basta il virtuale, non bastano i collegamenti che pure aiutano molto, senza di essi oggi questo convegno non si sarebbe potuto semplicemente tenere. Invece con questi mezzi nuovi è possibile fare qualcosa di più rispetto ai tempi passati, ma c'è bisogno della presenza, c'è bisogno appunto del corpo degli uomini che si riunisce in un luogo che è la Chiesa, ma c'è bisogno anche del corpo di Cristo presente in mezzo a noi nell'Eucarestia e presente in mezzo a noi nei fratelli e nelle sorelle. Questo tempo infatti ci ha interrogato anche su quanto conti nella nostra vita l'Eucarestia e l'accostarsi ad essa, quando conti la partecipazione alla Santa Messa non semplicemente come atto formale rispetto di un comandamento, ma come fonte culmine della nostra vita di credenti e di comunità. E le domande a questo proposito credo che possano essere davvero molteplici. E questo tempo che stiamo vivendo, che ci ha costretti a casa, in un qualche modo ha fatto emergere la nostra fragilità, ha fatto emergere la nostra fragilità di persone umane che forse appunto davano per scontate tante cose e andavano avanti come se tutto fosse dovuto e tutto dovesse andare come era sempre andato, come un progresso continuo, no? La scienza che ci aiuta sempre e comunque, e non ci sono barriere che non si possano superare, limiti che non si possano oltrepassare. Quindi ha messo in moto la nostra fragilità di uomini, ha messo in moto la fragilità della scienza, del progresso, che non è sempre così reale come a volte abbiamo pensato e pensiamo. Tante volte la scienza in questo tempo ci ha detto: non lo so quello che sta a succedere, non ho soluzioni, andiamo avanti, vediamo giorno per giorno. Però ha messo in evidenza anche la nostra fragilità di persone e di credenti. Quando siamo stati costretti in casa è venuto fuori il nostro tessuto di Chiesa come un tessuto abbastanza povero, un tessuto che è soprattutto sacramentale. Non abbiamo più potuto preparare al matrimonio, non abbiamo potuto preparare i battesimi,
non abbiamo potuto preparare alle cresime e alle comunioni, sembrava che non avessimo niente da fare, che non ci fosse altro. Forse anche per questo la congregazione ha scritto un documento che rimette al primo posto, che rimette a fuoco la centralità, l'importanza dell'evangelizzazione prima della sacramentalizzazione e prima anche della stessa catechesi, comunque evidenziando questa fragilità del nostro tessuto ecclesiale, ci interroga anche sul come essere Chiesa in questo tempo nuovo, su come essere sposa di Cristo, sposo in questo tempo nuovo, di come rispondere alla chiamata, alla santità, alla vita, alla gioia che il Signore ci fa in questo tempo e di come far conoscere a tutte le persone che vivono in questo tempo la bellezza della chiamata di Cristo e la gioia che deriva all'uomo e alle comunità nel rispondere positivamente al Signore che chiama. Ecco, non vorrei ulteriormente allungarmi perché mi piace che appunto tanto tempo sia dato al vostro ruolo di protagonisti nei vari gruppi di studio, alla vostra riflessione di cui poi Don Angelo ci darà una sintesi ugualmente domani e quindi anche a ciò che voi pensate. Io ho cercato di darvi così qualche suggestione, posso farvi l'invito a cercare anche sui social, su internet, un po' di materiale a questo proposito, qualche commento su queste realtà che ho cercato così di proporvi, almeno come stimoli di riflessione iniziali, a leggere qualche rivista specifica, specializzata anche del nostro mondo su queste tematiche, proprio per poter farci un'idea, proprio per poter aiutare la nostra Chiesa diocesana a prepararsi a vivere questo tempo nuovo in modo nuovo, per essere una Chiesa nuova per gli uomini e le donne nuove che il tempo di oggi ci mette a fianco e con cui siamo chiamati a camminare. Ecco, lascio ancora la parola a Don Carmine, che credo ci introdurrà i lavori. Qualche istruzione tecnica che parte naturalmente da quello che il nostro arcivescovo ci ha appena detto, la tessitura cioè di queste due giornate che viviamo in questa formula per certi versi consueta. Sono tanti anni che abbiamo un momento di formazione e di assembleare che apre il nostro cammino pastorale, ma in maniera inconsueta, non soltanto per le misure anti-Covid che ci fanno stare appunto distanti, mascherati, ci impediscono anche, come dire, un contatto magari più reale o forse anche una maggiore libertà di movimento. Siamo, come dire, più in qualche modo irrigiditi in queste grandi aule che ci fanno un po' da contenitore, ma anche perché si tratta di sperimentare un modo anche differente di saper in qualche modo lavorare. La tessitura che ci ha offerto adesso Don Emilio è importante anche perché non soltanto ci fa leggere questi due giorni insieme, ma ci fa leggere una modalità per cui iniziamo anche un tempo nuovo del nostro camminare insieme. Non si tratta solo di cambiare incarichi, cosa che in questi mesi è avvenuta e che è avvenuta sempre fondamentalmente, perché grazie a Dio la bellezza dell'essere Chiesa e dell'essere persone differenti è quella anche di poter in qualche modo di tempo in tempo evidenziare persone, risorse e opportunità nuove. Ma c'è anche l'opportunità che abbiamo in questo contesto di poter fare in modo che sia la nostra esperienza di persone a rinnovarsi. E forse questa è la parola più importante che siamo chiamati a cogliere da quell'aggiornamento conciliare che ormai 60 anni fa ha avviato come una novella Pentecoste il cammino della Chiesa, concludendo un millennio, aprendone un altro, e che ci viene chiesto con slancio nuovo da Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium, perché l'esperienza della Chiesa sia quella di annunciatori di gioia e non di visi lunghi. Tutti ricorderete la famosa espressione di Nietzsche nella
nel così parlò Zarathustra, in cui egli criticava questi credenti che, uscendo dalle loro chiese, mostravano con un volto triste il contrario di quello che dicevano di credere. E questa forse, come dire, è la prima conversione che ci viene chiesta, perché sia appunto l'annuncio di un Vangelo di gioia in questo tempo di dolore. Non è un annuncio astratto, non è una gioia a buon mercato, non è una pacca sulla spalla e passa tutto, ma è appunto l'annuncio del Vangelo che trasforma anche noi stessi e trasforma questo tempo. Nella cartella che i responsabili dei vari gruppi che coincidono con i vicari delle zone pastorali, e che ringrazio perché in questi giorni hanno dovuto fare anche il lavoro di raccolta delle persone che sono appunto qui presenti e di altre che verranno domani, perché gli impegni di lavoro, insomma, sono sempre, come dire, presenti, non possono essere dilazionati. E nella cartella di lavoro che i nostri vicari di zona hanno è contenuta sono contenuti due strumenti di lavoro. Il primo è composto da due relazioni. La prima ci viene, ce l'ha ricordato il nostro arcivescovo, dalla cortesia e dall'amicizia di Monsignor Franco Giulio Brambilla, vescovo di Novara, che, non potendo essere presente di persona, come questi giorni si sta muovendo per diverse diocesi, naturalmente, perché dove è possibile, perché non sempre è possibile muoversi agevolmente, non ha voluto far mancare un suo contributo. E quindi abbiamo la sua relazione, che è ancora inedita, quindi vi prego anche di non diffonderla via social, insomma, perché si tratta ancora di uno strumento di lavoro interno, la sua relazione che, partendo dall'inchiesta del sociologo Garelli sulla situazione religiosa degli italiani, uscita proprio quest'anno, gente di poca fede e di incerta religione, come ci ha citato anche il Vescovo, fa una lettura non soltanto di questo di questa lunga analisi, che ha anche, come dire, il fascino e la difficoltà di una inchiesta sociologica di grande livello, ma ci dà una lettura teologica e pastorale, che è quella forse che più ci aiuta anche a fare questo passaggio. E è una relazione piuttosto lunga, vi invito naturalmente, invito poi i responsabili dei vicari di zona, con l'aiuto di uno o due persone che possono aiutare questo lavoro anche di ascolto, di lettura, di ascolto e di riflessione da mettere per iscritto, a poter affrontare queste pagine, e in particolare nella seconda parte, in cui vi sono le proposte pastorali, sono cinque proposte pastorali che il Vescovo Brambilla fa, che abbiamo accolto e che Don Emilio ci ha anche sintetizzato con alcune attenzioni particolari e su cui rifletteremo insieme. C'è una seconda relazione, questa è più breve, del teologo del monaco benedettino Ghislain Lafond, ecclesiologo e teologo in generale di fama internazionale, un vegliardo dai suoi e dall'altro dei suoi 91 anni, che ha offerto a una piccola ma interessantissima rivista di riflessione teologica e culturale, la rivista si chiama Munera, edita dalla Cittadella di Assisi, in cui collabora uno staff di teologi e teologhe, insomma, di vario orientamento, compreso ad esempio il professor Andrea Grillo, insomma, che liturgista che abbiamo avuto anche in passato ospite della nostra diocesi. E in questa lettura del tempo presente, padre Lafond ripropone un tema che a lui è molto caro e lo fa adattandolo a questo testo. Padre Lafond ha scritto, tra i tanti testi, Immaginare la Chiesa, una sorta di riflessione che doveva aprire questo tempo del terzo millennio che stiamo percorrendo insieme con tanti timori e con tante difficoltà. Ebbene, la Chiesa che verrà, il titolo di questo intervento, ci dà una lettura di questo tempo di pandemia all'interno delle nostre comunità cristiane e ci offre alcuni spunti di riflessione. Anche lì abbiamo il tempo di poter leggere questo intervento e di poter in particolare muoverci su alcune domande di riflessione. Per facilitare questo lavoro, però, appunto, da fare subito dopo la lettura, a cui vi invito a dedicare almeno i primi tre quarti d'ora del nostro tempo di lavoro di gruppo, è pronta nella cartella una scheda in cui c'è una, diciamo così, una, non tanto una sintesi di interventi, sarebbe impossibile farlo in una sola paginetta, ma vi è una focalizzazione di queste attenzioni di padre Lafond prima e di queste cinque attenzioni, di queste cinque priorità che Brambilla ci offre nel suo intervento, con due domande
sono due domande, ma naturalmente prevedono una partecipazione corale e poi una sintesi più possibile, come dire, utile per un lavoro successivo, a cui siamo chiamati tutti e tutte a rispondere. Divisi quindi per gruppi, avremo il tempo di ascoltare queste relazioni, la lettura di chi può rendersi disponibile, e di riflettere su queste cinque, su queste due parti, nella seconda ora del nostro lavoro d'insieme, e da lì fare in modo che questa riflessione che nasce dall'ascolto, dall'esperienza di ciascuno e da questo cammino proposto possa concretizzarsi con alcune risposte, alcune scelte, alcune considerazioni che poi saranno il frutto appunto di questo nostro ascoltare la voce dello Spirito e fare in modo che la nostra Chiesa possa anche riflettere attivamente in maniera più possibile sinodale appunto nel nostro camminare insieme sul tempo e su quello che stiamo vivendo. La domanda non è tanto come deve cambiare il mondo perché debba essere più vicino alla Chiesa, ma come dobbiamo cambiare noi come credenti per essere in questo mondo. Era una vecchia, tra l'altro, una vecchia poesia di Eliot, diceva proprio questo: si chiedeva se il mondo l'aveva abbandonato la Chiesa o la Chiesa l'aveva abbandonato il mondo. E questa domanda che lascio aperta, che lascio, è la domanda che deve interessarci in questo periodo. Siamo noi a dover in qualche modo prenderci cura di noi stessi, che siamo mondo, un mondo creato, e farlo anche con i nostri fratelli e sorelle. E sulle modalità concrete di lavoro di questa mattinata, sono le 10:30 quasi, un momento di respiro ci vuole per forza, anche perché le mascherine rendono la cosa un pochettino più difficile. E in questa sala, Lanciano 1 e Lanciano 2, ci dividiamo secondo appunto le zone pastorali. Quindi da una parte si crea il gruppo di Lanciano 1, dall'altra il gruppo di Lanciano 2. Le sedie sono sempre superiori rispetto alle persone che partecipano per i due gruppi. Potevamo ospitare qui anche più persone mantenendo queste distanze, ma appunto perché lavoriamo in gruppo facciamo in modo di ruotare le sedie esterne, quindi invito chi sta al centro a mettersi all'esterno, a ruotare la sedia, in maniera tale da creare un grosso cerchio che ci permette di mantenere la distanza e di essere raccolti come un unico gruppo. Quindi Lanciano 1 qui davanti, Lanciano 2 lì dietro. Ruotiamo le sedie più o meno dove stiamo, spostiamoci se ci siamo magari messi, come dire, con vicino all'amico, al collega, insomma, nella zona pastorale differente, appunto per ritrovarci nella nostra zona pastorale omogenea, più facile un pochettino confrontarci, ed è più facile anche per i vicari di zona così guidare il lavoro. Sono loro ad aver fornito per conto di tutti i parroci delle zone pastorali i partecipanti e sono loro quindi a dover fare questo lavoro di tessitura questa volta all'interno del gruppo. Quindi ci organizziamo per i gruppi senza spostare le sedie, cioè spostiamo le sedie soltanto ruotandole per fare un cerchio nella parte più esterna, spostandoci noi il minimo possibile naturalmente. Quindi, lo stesso vale per sopra, dove ci sono le zone pastorali di Castelfrentano e Ortona, anche lì la sala è ancora più grande, le sedie sono molte di più rispetto a quelle che sono le persone presenti, ci mettiamo sui due lati della stanza cercando di fare soltanto la rotazione della sedia sul posto e di sistemarci in cerchio il più possibile rispettando la collocazione delle sedie e quindi le distanze di sicurezza. La zona pastorale di Tollo, che invece è nella prima sala al piano terra, è facilitata perché sono solo loro e quindi è molto più facile stare sul cerchio esterno perimetrale della fila di sedie, basta liberare la parte centrale delle sedie, ma insomma ci sono circa 40 sedie sotto, quindi bene o male per un gruppo di 25-26 persone non è difficile organizzarsi lungo questo percorso, insomma. E quindi un po' di tempo per prendere una boccata d'aria, cercando il più possibile di non creare magari un momento, come dire, di confusione che poi ci impedisce di lavorare. Ci organizziamo in questa maniera, quindi la parte più esterna delle sedie la dividiamo a seconda delle due zone pastorali, sia qui che al terzo piano, il piano di sotto è molto più facile, e iniziamo i nostri lavori per queste due ore. Alle 12:30, grosso modo, 12:15, prego i vicari di zona con l'una o due persone che li aiutano in questo lavoro di scrittura di consegnare il foglio, come dire, ci sono anche altri fogli di carta dentro, non è solo questo, ma questo è, diciamo, il foglio con le risposte che serviranno poi a Don Angelo anche per poter fare la sua sintesi che ci offrirà domattina. Vi invito a consegnare questo e a concludere nel gruppo interno, a concludere con un semplice momento di preghiera. Possiamo pregare l'Angelus, possiamo pregare un Padre Nostro, cioè ogni gruppo conclude a parte.
Naturalmente in questa sala, in quella al terzo piano, si può anche pregare tutti quanti insieme, se si è concluso insieme il lavoro. Per la sala, diciamo, dove c'è la sola zona pastorale di Tollo, è più facile per loro magari organizzare anche i propri tempi. Però diciamo che alle 12:30, poi con una semplice preghiera, ogni gruppo conclude questa mattinata e ci congediamo in maniera più informale, tornando nelle nostre case. Così da poterci poi rivedere direttamente domani, dalle 9 in poi c'è l'accoglienza con il momento di preghiera e con le relazioni che concluderanno questi 2 giorni di lavoro pastorale diocesano. Allora, ogni sala, tra l'altro, ha un suo microfono che permette anche al responsabile del gruppo di poter dare delle comunicazioni o anche di poter in qualche modo affrontare... Qualche situazione, non so, c'è bisogno di dare un avviso, si può dare un avviso, ci sta un microfono, diciamo, sia sopra che sotto, che può essere utile per comunicazioni interne. Quelle non vengono trasmesse, naturalmente, quindi l'unica parte che trasmette, come vedete, è quella che è qui, dove ci sono dei relatori e dove c'è la telecamera che permette di fare di queste 3 sale una sola sala. Se vi sono poi, se vi sono altre difficoltà, in ogni caso ciascuno di noi si muove da un piano all'altro per qualche indicazione, ma penso che comunque manteniamo con 2 ore di tempo tutto lo spazio necessario per poterci confrontare, per poter discutere insieme su quello che ci viene offerto. Quindi ricordo, nella cartellina trovate le relazioni, la scheda sintetica con le domande che ci permetteranno di fare sintesi dell'ascolto e della riflessione comune e poi niente, alla fine gli orari sono questi. Va bene, buon lavoro a tutti. Se non ci dovessimo vedere per salutarci, ci rivediamo adesso. Domani e per iniziare sempre alle 9:30, quindi alle 9 accoglienza, alle 9:30 inizio. Sì. Grazie. Grazie a voi.